RPZ, Radio.0, Campania Radio Sport. Fuori gara! Eccoci pronti, prontissimi per il gran finale. Si parlerà molto anche di tennis perché Sua Maestà il Re Roger King Federer ha vinto il 20° slam della carriera e soprattutto ancora una volta ha dimostrato di essere il più forte di tutti i tempi, ma parleremo soprattutto di pole position scudetto, anzi di forum per lo scudetto con Roberto Conte. Ciao Roberto. Caro Michele, buon pomeriggio. Siamo al secondo appuntamento di una sorta di sottorubrica, perché quest'anno abbiamo portato avanti con grande successo questa pole position scudetto, ci ha portato molto bene, le grandi firme del giornalismo nazionale ci hanno iniziato a raccontare da luglio-agosto che sarebbe stata sfida 2 tra Napoli e Juventus. Questo è un pronostico azzeccato, qualche altro è andato un po' peggio, penso ai destini del Milan, dell'Inter e anche della Roma, che si sta pian piano sgonfiando. Quello che ci interessa è il duello al vertice, che si fa più caldo in questa fase di mercato in cui il Napoli prova a sognare Politano, che ancora sembra un obiettivo possibile dopo il grande chiuso di Verdi. Oggi ritorniamo al forum per lo scudetto con i giornalisti tennisti, lo facciamo, come dire, al vertice, dopo il battesimo con Giampaolo Berarducci, per annunciare questa bellissima notizia per Napoli, che ospiterà al Circolo Canottieri dal 13 al 17 marzo i campionati invernali dell'AGIT, Associazione Giornalisti Tennisti Italiani, iscrizioni aperte per tutti i giornalisti, pubblicisti e professionisti, anche non iscritti all'AGIT, che possono iscriversi in qualsiasi momento fino ad una settimana prima dal torneo. Oggi ne parliamo con il presidente dell'AGIT, Mauro Porcù. Bentornato a Radio.0, Mauro. Ciao Mauro. Ciao a tutti, buongiorno. Allora Mauro, intanto i complimenti per la tua doria, perché, come dire, quest'anno sta veramente facendo benissimo. Lo sta facendo grazie anche a un pezzo di Napoli, Strinic e Zapata, che noi rimpiangiamo fortemente, oltre che ovviamente a Quagliarella, per il quale si era parlato anche di un ritorno a Napoli, che sarebbe stato bellissimo sotto il profilo emozionale, e per qualcuno forse in panchina c'è il tecnico che potrebbe essere il futuro tecnico del Napoli. A 4 punti dalla Roma, due partite molto belle con la Roma, se fosse stata una sfida di Champions l'avrebbe superata con un pareggio e una vittoria. Ci racconti un po' questa Sampdoria, questo personaggio di Giampaolo e questi napoletani terribili, da Strinic a Zapata a Quagliarella? Ma Zapata si sta riprendendo adesso dopo un periodo di infortunio, e poi anche il fatto che è arrivato tardi alla Sampdoria non è riuscito ad assimilare subito gli schemi di Giampaolo, che sembra sia un martello quasi peggio di Sarri per le esercitazioni tattiche. Strinic era il terzino sinistro che ci voleva alla Sampdoria, che era tantissimo tempo, non so, forse dei tempi addirittura di Bettarini, che non avevamo un terzino che riuscisse a spingere e a giocare così bene. E Quagliarella è l'uomo squadra, anche se nel ritorno di domenica scorsa contro la Roma non c'era per infortunio, però insomma è un ragazzo di 34-35 anni che si trascina sulle spalle la squadra, è il vero allenatore in campo, il punto di riferimento di Giampaolo. Ha fatto il record già a metà campionato con 15 gol della sua carriera. È un personaggio eccezionale. Voi a Napoli sapete anche le varie questioni che ha dovuto sopportare, e tant'è vero che quest'anno, quando la Sampdoria di Napoli, i tifosi l'hanno accolto finalmente per la prima volta con degli applausi. E quindi insomma la Sampdoria sta andando bene. Giampaolo è un punto di riferimento. Diciamo che quest'anno la Sampdoria ha sbagliato 3 partite. Ecco Mauro, scusami, ti interrompo un attimo su questo, permettimi di fare una subdomanda. Intanto ci hai fatto venire un po' di rimpianto, perché, come dire, Zapata ci sarebbe servito come il pane, e ci siamo tolti Strinic a poche lire per prendere Mario Rui a 10 milioni, che per fortuna ora si sta piano piano integrando come vice Goulam. Di Giampaolo forse ci sono quelle stesse perplessità che c'erano per Sarri quando poi è passato dall'Empoli al Napoli, ma al di là dei rumors di mercato, che in questo momento non ci interessano molto, ma per te è un allenatore che, particolare caratterialmente, è pronto per allenare una grande squadra? Sì, direi di sì. Deve però avere un ambiente tipo quello che c'è a Genova, che c'è alla Sampdoria, cioè i tifosi che non contestano, i tifosi che sostengono sempre la squadra, che danno il tempo di vedere proprio il lavoro, perché se voi guardate la Sampdoria si muovono sempre tutti e 10
in sincronia. Non parliamo solo dei quattro difensori in linea, ma parliamo proprio di tutta la squadra, di come si sposta, di come si vede proprio quando si dice c'è la mano dell'allenatore. Lì si vede, come nel Napoli del resto, e non per niente Sarri e Giampaolo fanno parte, diciamo, della stessa scuola, della stessa linea. Ecco, a proposito di scuola, introduci il tema su cui ti volevo sentire. Per merito o per colpa forse anche di Allegri, che ama stuzzicare Sarri e fare questo tipo di dibattito pro domo sua, sembra che ci sia quest'anno la grande sfida tra la grande bellezza calcistica del Napoli e la grande concretezza portata avanti da Allegri. Secondo te quest'anno come va a finire? Può essere la volta buona che si interrompe il regno della Juve? Che deve fare Sarri per portare la barca in porto al primo posto? Ah, guarda, io ho visto dalle quote di oggi, per esempio, che danno 1,90 sia per il Napoli sia per la Juve allo scudetto, nonostante la Juve sia ancora indietro in classifica. Il problema è sempre il solito, che il Napoli deve girare a 1000 per poter divertire, per poter vincere, per potersi affermare, mentre la Juventus ha fatto due partite, diciamo, pure orribili, le ultime due, sia col Genoa che ha vinto 1-0, sia a Verona dove ha vinto 2-0, 9 contro 11, cioè 9 il Verona e 11 la Juve, giocando veramente male, forse per i carichi invernali, forse per non so per che cosa, però il problema è quello lì, che la Juve gioca male e vince, il Napoli se gioca male non vince. E questo non è un problema da poco, ma il Napoli quest'anno piano piano sta provando a superare anche questo. Tu hai citato la Juve che gioca male, che forse ogni tanto ha qualche aiuto. Quest'anno si parla molto della rivoluzione tecnologica del VAR. Noi il giovedì alle 14:40 abbiamo una rubrica dedicata all'anno del VAR. Oggi due pagine bellissime curate da Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, lo sentiremo giovedì proprio all'anno del VAR. Molti errori evitati, qualche errore che in effetti commette anche il VAR. Tu, dopo tanti anni in cui si attendeva la famosa moviola in campo, che idea ti sei fatto di questa rivoluzione tecnologica e della sua perfettibilità? Roberto, scusa, entro un attimo io per completare la domanda. Mauro, se secondo te è il VAR che sbaglia o l'arbitro che guarda il VAR che sbaglia? Ma guarda, io ho sentito tante voci, anche quelle di Tardelli della Domenica Sportiva, ci sono tanti che sono contro il VAR, io sono a favore del VAR, perché prima l'arbitro aveva troppo potere. È vero che adesso con questa storia del VAR viene diminuito il potere dell'arbitro, però noi abbiamo visto nell'ultima partita, per esempio Tagliavento, che a Crotone ha deciso tutto quello che voleva lui, è andato un paio di volte a vedere il VAR, ma così pro forma, aveva già deciso e ha mantenuto la sua decisione. Ora io chiederei una maggiore chiarezza in tutte queste cose, perché o il VAR c'è e gli arbitri VAR ci sono e dicono all'arbitro: guarda, hai sbagliato e devi cambiare, così come è stato per esempio nella partita di andata, torno alla mia Sampdoria, in Sampdoria-Roma l'arbitro non aveva visto il fallo di Kolarov in area di mano sulla palla che stava andando a Quagliarella, il VAR l'ha fermato, lui è andato a vedere e ha ammesso l'errore. Domenica scorsa il gol annullato al Crotone contro Cagliari non esiste, così come non esiste l'espulsione, perché lì per lì tu puoi sbagliare, ma nel momento in cui tu vedi alla moviola questi episodi non puoi più sbagliare, devi dire ho sbagliato la prima decisione e l'espulsione non c'è e il gol è buono, c'è poco da fare. Quindi il VAR, se usato con metodo, col giusto metodo, è senz'altro positivo per me. Senti, visto questo che dici tu, potrebbe essere come una modifica da apportare quella di stabilire che ci sono dei casi in cui decide il VAR e basta, perché altrimenti l'arbitro diventa, come abbiamo detto alcune volte, un giudizio di terzo grado dopo essere stato lui ad aver giudicato di primo grado, e scavalca una sorta di giudice d'appello, diventa una sorta di obbrobrio giuridico. Ma sai, io direi che forse sarebbe bene aspettare la fine del campionato, vedere quali sono stati gli episodi favorevoli, quanti sfavorevoli. Mi sembra che finora la percentuale di errori evitati dal VAR sia maggiore rispetto agli errori che il VAR non ha visto, e
e bisognerebbe anche cercare, dall'inizio del campionato a ora, per esempio, già siamo riusciti ad abbattere i tempi. Siamo riusciti più o meno a capire meglio anche noi giornalisti, noi tifosi, eccetera, come funziona, ma sicuramente è un qualcosa di perfettibile. Magari con l'esperienza poi gli arbitri, Rizzoli e compagnia vedranno come modificarlo. Teniamo conto che quest'anno è sperimentale il VAR, non è definitivo, per cui tanti miglioramenti si possono fare. Assolutamente sì, speriamo che vengano fatti. Ti faccio l'ultima domanda sul mercato, poi chiudiamo col tennis. Il Napoli ha preso la porta in faccia da Verdi, sul quale poi si è abbattuta una sorta di maledizione napoletana con l'infortunio sul quale qualcuno aveva malignato domenica. Oggi Deulofeu è ufficialmente un giocatore del Watford, resta Politano. Il Napoli sta facendo di tutto per chiudere questa operazione. Che ti aspettavi tu forse al mercato del Napoli, che poteva fare qualcosa in più per affrontare al meglio la Juventus? Ma sai, il discorso è sempre quello, cioè Sarri in linea di massima sa quello che vuole, sa quali sono i suoi 11 titolari e sa dove mettere le mani. Vale anche sempre il discorso che quando tu vai al mercato di gennaio non è che trovi i campioni che te li lasciano lì, che sono scappati, sono sfuggiti a qualcuno, trovi quello che trovi, per cui se non c'è un giocatore che serve in modo particolare, o perché hai avuto un infortunio di qualcuno, oppure perché vedi che dopo 6 mesi di campionato c'è un buco da qualche parte e sei costretto a prendere, diciamo, quello che trovi, per il resto io sono dell'idea che è meglio non andare a investire dei quattrini in qualche cosa che poi non si rivela azzeccato, ecco. Non bisogna comprare per forza per fare contenta la piazza. Devi comprare esattamente quello che sta pensando il presidente De Laurentiis, come dire, che è abbastanza anche felice di fare questo tipo di considerazione. Mauro, 2 minuti per il tennis, l'abbiamo ricordato l'appuntamento, agitnews.it, ci sono tutte le notizie, compresi gli alberghi per chi viene da fuori regione, sì, per i campionati invernali a Napoli, 13-17 marzo, circolo canottieri, iscrizione aperte fino a venerdì 9 marzo. Pubblicisti e professionisti, basta iscriversi all'Agit, 30 euro la quota annuale, veramente minimale, e quest'anno sarà una grande stagione per il tennis internazionale, che si è aperta ancora una volta con l'eterno Federer, le sue lacrime da chi veramente crede nello sport. Che stagione ti aspetti per il tennis, con gli infortuni di Nadal, di Murray, di Djokovic e qualche emergente, la next gen come Chung o come Zverev o come qualcun altro che può iniziare a insidiare i famosi quattro moschettieri? Guarda, purtroppo il fatto di sua maestà, di Federer, che anche lui all'età di Quagliarella, continua ad andare avanti, continua a vincere, al di là del fatto che sia un grande, un grandissimo campione, ti fa pensare che un ricambio vero non c'è. Cioè anche queste nuove generazioni stentano ad emergere, perché sono anni e anni che i quattro moschettieri sono sempre i quattro moschettieri. Quindi vuol dire che il ricambio non è all'altezza, secondo me. Volevo chiedere a Mauro, perché l'abbiamo fatta l'altra volta Gherarducci, la facciamo anche a Mauro, per quanto riguarda invece il tennis giornalistico, è sempre Silver Mele il Federer da battere? Ma guarda, noi abbiamo Mele e abbiamo anche Riccardo, che è Ceccagnoli, che è più o meno al suo livello, nel senso che nell'ultimo campionato, quello che abbiamo avuto in estate a Castiglione, si sono giocati loro due la finale, una finale bellissima. Quindi sì, Silver Mele è sicuramente il numero uno, però Riccardo sta cercando di emergere, diciamo, anche se non è più un ragazzino. E intanto Mauro, nel salutarti e nel ringraziarti, la promessa è quella di scovare più talenti, o anche non talenti, ma appassionati napoletani possibili,
per far sì, come stiamo cercando di fare pungolando tutti, anche a mettersi a dieta chi ne ha bisogno come me, a trovarsi nella forma migliore per essere al Circolo Canottieri dal 13 al 17 marzo, torneo nazionale Agit che arriva a Napoli. Grazie, speriamo di sentirti presto, al presidente dell'Agit Mauro Porcu. Ciao Mauro. E io spero che voi veniate anche a vederci in campo poi, tutti. E chi se lo perde. Ciao Mauro. Arrivederci. RPZ Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara!